Comunque ci sta un attimino parlare di ciò che è successo alla fine per poi, no, riniziare con tutto quello che è stato questo Juventus-Napoli. Adesso, con tutto il bene del mondo, signor arbitro, è vero che qui c'è una grandissima premessa da fare, noi i calci da fermo non sono cosa nostra, quindi che te quel calcio d'angolo lo fischi, non lo fischi, va ben uguale. Però tra tutto, hai fischiato al 96esimo e 30 dopo che Ghoulam era stato a terra 3 minuti con 5 di recupero, quindi quantomeno, già che probabilmente il recupero doveva essere allungato di un pezzettino, c'è il calcio d'angolo, alla brutto Dio, fa fare quello e poi fischia. Tanto appunto, ripeto, sarebbe successo un cazzo, quindi alla fine da un certo punto di vista si parla del nulla, allo stesso tempo, cazzo, ci sei, hanno perso 5 minuti su 5 nel recupero. Fallo battere, ma fa lo stesso. Detto questo, ragazzi, non c'è niente da fare. Sembriamo, cos'è, la Roma dell'anno scorso. Noi gli scontri diretti, andate pur tranquilli che nel dubbio non li vinciamo, cazzo. E questi qui avevano paura di venire a giocare contro questa squadra qui che si presenta con Rugani, Alexandro, Bernardeschi, Rabiot titolari. E tanto per cambiare c'è da dirlo, Bernardeschi è uno di quelli che quantomeno ci provava, non ci riusciva mai. Ma ci provava quantomeno, gli altri non ci provavano neanche, lui senza riuscirci ci provava. Ma davvero, gli scontri diretti non fanno per noi. Queste partite no, non c'è cazzo che tiene, vedendo soprattutto la situazione Napoli. Te dovevi vincere, non ci sono santi che tengano purtroppo in queste circostanze qui. Tu dovevi portare a casa i 3 punti e basta. Cioè, non c'era tanto da discutere, erano in emergenza totale, non avevano un cambio neanche per sbaglio. Tu compensavi con quelli che ho detto prima, perché tu compensavi, ci hai messo una gran pezza a compensare con quei 4-5 scarti che puntualmente devi buttare nella mischia, però non c'è nulla da fare. Oltre poi, vabbè, al risultato che io onestamente, per come l'ho vissuta io, vedendo quelle che erano le varie situazioni, sia di classifica che quella del Napoli, il pareggio è quasi come una sconfitta, perché non può essere altrimenti. Tu dovevi partire con l'intento di iniziare a vincere gli scontri diretti e vincere in generale per guadagnare punti, perché fino a prova contraria sei tu ancora che devi rincorrere. E se hai un'occasione ghiotta, perché è di questo che si parla, con un Napoli che si è presentato in questa maniera e tanto per cambiare non la sfrutti, mi spiace, ma come al solito sei un pollo e non c'è niente da dire. Poi, oltre a questo, dici, oh, 1-1, ma almeno abbiamo visto della bella roba. Abbiamo visto purtroppo la solita Juventus di sempre, non c'è niente da dire e soprattutto purtroppo non c'è niente da aggiungere. Che tu nel dubbio sei sterile, fortuna che c'era Chiesa, che è uno dei pochi che ci provava assieme all'altro Federico, ma d'altronde bene o male lo sappiamo qual è la strategia Juventus: palla quadrado Chiesa sperando che inventino la giocata. Chiesa fortunatamente il gol è riuscito a farlo, ma anche lì c'è da dirlo, grazie a Lobotka che proprio la devia quel necessario per farla andare all'angolino, perché altrimenti non so dove sarebbe finito quel pallone. A velocità normale, dal vivo, così non mi sembrava un pallone irresistibile senza deviazioni, ma magari mi sbaglio, è entrata e va benissimo. Poi però per il resto la solita sterilità là davanti, che hai bisogno di 45 occasioni e forse ne butti dentro una, perché oggi comunque è arrivato anche l'aiuto, che altrimenti anche lì non si sa, ma appunto è entrata e va benissimo. Noi finché entrano le accettiamo, già che non entrano mai, cazzo, una che entra, anche se è un po' a buco di culo, facciamola andare bene, va benissimo. Io su questo vi do completamente ragione, però anche lì vedete. Alla fine il Napoli, mi ricordo che a fine primo tempo hanno fatto vedere le statistiche. Anche il Napoli non è che sia stato particolarmente preciso, perché ha fatto, cos'era, tipo all'intervallo 11 tiri, 2 in porta. Il gol di Mertens, dove lì tra l'altro cazzo De Ligt ha avuto l'intelligenza di andare dove sarebbe finito il pallone, solo che Szczęsny l'ha deviata proprio di quel tantino per renderla imprendibile anche De Ligt. Anche a De Ligt, e il miracolo di Szczęsny su Zielinski, se non sbaglio, mi pare fosse lui. Quindi anche il Napoli non è che ti abbia bombardato, anche perché nel secondo tempo hanno combinato praticamente un cazzo, però almeno le occasioni che hanno cercano, no, di renderle un pochino più concrete. Tu nel dubbio mai, tu non ce la fai mai. Anche proprio nel primo tempo, 5 minuti, una palla deliziosa per McKennie.
praticamente cos'è, 4 metri probabilmente dalla linea di porta, e aveva fatto un lavoro della Madonna sul calcio d'angolo, puntualmente l'ha tirata fuori. E va benissimo, poi tante occasioni di questo genere, con anche il solito numero 9, che di numero 9 non c'ha un cazzo, gli ci vuole bene, si impegna, perché io pensavo non si sarebbe impegnato così tanto, vedendo, no, soprattutto le voci recenti e il fatto che lui sia tremendamente umorale, mentre invece si è impegnato, questo assolutamente sì, però l'impegno è fine a se stesso nel momento in cui il tuo compito è quella di buttarlo di buttarla dentro e non la butti dentro neanche con le mani. Mi dispiace, gli ci vuole bene perché gli ci vuole bene, ma penso sia questa qui una verità dei grandi attaccanti, cosa che noi purtroppo non abbiamo. E anche, dietro, bene o male, la solfa è sempre quella, c'è sempre, no, questa strategia a gambero, no, che va sempre all'indietro, come è successo puntualmente nel primo gol, dove il Napoli t'ha purgato, e va bene così. Alla fine, al Napoli, che si è presentato a momenti neanche con la primavera, con l'autunno, 1-1, e va bene così. Era una situazione perfetta per accumulare qualche punto, e invece tanto per cambiare un cazzo, ma ormai alla fine siamo anche abbastanza abituati ed è superfluo alle volte aggiungere altro, ecco, tanto bene o male che siamo ridotti così, lo sapevamo tutti quanti da tempo, ecco, non è che sia una novità. E mi tiro al culo, sono sincero, mi tiro al culo, non dico perché ero sicuro di vincere, ma perché tanto per cambiare, vedendo la partita, si poteva, e non con facilità, perché non ce la fai con facilità, perché comunque il Napoli è organizzato, non aveva diversi interpreti importanti, però se sai cosa fare e come farlo, ci riesci lo stesso a farlo, con sicuramente meno qualità, con un pochino più di difficoltà, e siamo d'accordo, però nel momento in cui magari delle idee di gioco le hai, sai bene o male, no, cosa fare. E l'hanno fatto, il loro comunque, per quelli che avevano a disposizione, l'hanno fatto, e anche abbastanza bene. Ma il problema, lo sappiamo tutti quanti, che siamo noi che anche con tutti a disposizione non ce la facciamo, nel momento in cui non hai delle idee di gioco e quant'altro. Bene o male, lo sappiamo tutti quanti, almeno una volta ci si affidava appunto al Ronaldo della situazione, all'Higuain della situazione, al Mandzukic della situazione, dove bene o male te l'andavano a buttare dentro a scapuzzo, a buco di culo, perché avevano l'intuito e quant'altro, ma te la buttavano dentro. Nel momento in cui tu questo intuito, questi 3 punti, li affidi a Morata, ci sono in certi periodi dell'anno dove ti dice bene, ci sono i restanti 9 mesi che insomma non è che ti dica proprio sempre un gran lusso, ma nulla, cioè per il resto penso ci sia veramente poco altro da aggiungere, perché purtroppo noi siamo questo, né più né meno, e oggi abbiamo dato ennesima dimostrazione, non riuscendo a battere un Napoli che si doveva battere, soprattutto se vuoi ambire a un qualcosa di importante, anche se magari delle lacune te ci deve essere sempre quel qualcosa in più che ti porti a. Noi puntualmente quel qualcosa in più non ce l'abbiamo mai, nel dubbio non ce l'abbiamo mai. E detto questo, nulla, anno nuovo, solita Juve. Vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!